ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, eccoci qui finalmente con un nuovissimo video. Scusate se la scorsa settimana non l'ho caricato, ma non ho avuto un attimo libero e non ce l'ho fatta a registrare neanche una volta. Comunque, eccoci qui finalmente con un nuovo video. E questo, come avete visto dal titolo, è il video Back to School Haul per il 2016. Perché questo veramente è uno dei video che più di tutti mi state richiedendo e che volete vedere, perché quello dell'anno scorso veramente ha fatto scintille. È uno dei video che è piaciuto di più e sono molto contenta, perché anche come sapete è uno dei video che mi piace di più fare, perché mi piace far vedere le cose e mi diverte andare a comprarle le cose. Magari un po' meno usarle più avanti, ma tralasciamo questo dettaglio, perché questo veramente è un video che volete tutti, volete vedere tutti, e quindi eccolo qui. Ho fatto oggi, che è il 13, ho fatto shopping, diciamo, delle cose, sono tornata anche da poco e, con mia nonna, e quindi vi voglio far vedere tutto quello che ho preso, almeno vi potete anche fare un'idea se dovete iniziare la scuola, vi dico come io, diciamo, ho voluto prendere le cose e magari potete fare un'idea anche voi. Io passo in terza liceo, perché alcuni me le stanno ancora chiedendo, in terza liceo scientifico, e quindi le cose io le prendo in base anche agli anni passati, però quest'anno ho deciso di fare un piccolo cambiamento, perché l'anno scorso utilizzavo ad esempio due quadernoni per tutte le materie, però poi mi ci sono trovata male, durante il corso dell'anno ho cambiato un pochino, e quindi quest'anno ho voluto, diciamo, ripetere un po' quello che ho fatto l'anno scorso da quasi la fine dell'anno, perché un po' verso la fine ho deciso di cambiare, mi ci sono trovata bene e quindi ho deciso di fare così. Quindi adesso bando alle ciance, perché ho parlato anche troppo, iniziamo! Allora, la prima cosa che vi voglio mostrare è lo zaino che l'ho cambiato, e ho preso questo qui, sempre dell'Icepack, però è abbastanza particolare, vedete, è una fantasia un po' particolare. E appena l'ho visto è stato amore a prima vista, perché è molto diverso da quelli che ho già avuto, perché l'ho avuti due a tinta unita, quello l'anno scorso a scacchi e poi questo che è tipo boom. Però l'ho anche preso perché è allegro anche per andare a scuola, cioè è vuoto, c'è l'aria dentro. E l'ho preso perché almeno è allegro e poi una fantasia che mi ha colpito subito, e quindi non c'è proprio un vero motivo. L'unica cosa che mi manca, che non ho trovato, è il diario, perché io volevo il diario Be You, però lo volevo nero, però da tutte le parti c'era bianco, oppure c'era nero ma piccolo, io volevo quello più grande perché piccolo non mi torna, oppure c'era gli altri colori tutti tranne il nero, e quindi sono ancora alla ricerca del diario. Poi quando lo avrò comprato metterò una foto su Instagram. Allora, scusate se sentite dei rumori in sottofondo, ma sta piovendo e non ci posso fare niente. E se chiudo la porta la luce fa schifo, quindi purtroppo bisogna tenere un po' di pioggia, ma va un po' a scatti. Comunque, l'astuccio ho deciso di prendere questo qui nero dell'Icepack, perché già c'era la fantasia dello zaino che era abbastanza sgargiante. Per l'astuccio ho deciso di andare sul semplice, quindi ho deciso di prenderlo nero. Questo qui così a sacchettino, che mi ci sono trovata bene anche l'anno scorso, perché è molto capiente, e quindi l'ho preso così in nero, molto semplice. Allora, quest'anno inizio delle materie anche nuove, tipo filosofia, e quindi ho deciso di prendere un altro approccio. E quindi per filosofia, da mettere insieme a storia, ho preso questo quaderno ad anelli giallo della Monocromo, che era insieme all'altro che non vi faccio vedere. Comunque vabbè, è giallo a tinta unita. Insieme a questo rosa, che lo utilizzerò penso per matematica e geometria, sempre ad anelli, quindi sono molto semplici, rosa. Ed è una confezione insieme. Ah, poi se volete sapere dei prezzi così, chiedetemelo nei commenti, vi rispondo. Per arte e immagine ho preso un quaderno ad anelli viola, così, perché si fanno riassunti e il quaderno ad anelli ad arte alla mia scuola è indispensabile, cioè serve per forza. E quegli altri che degli anni scorsi sono un po' sfasciati e poi li devo tenere, perché se poi li servono, quindi nuovo. E poi l'ultimo quaderno ad anelli che ho preso è questo qui, che è un po' più piccolino, è 2 cm mi sembra, rosa e grigio, per inglese, perché preferisce un quaderno ad anelli e quindi non volevo prendere un quadernone alto, allora l'ho preso più piccolo. Ok, ora passiamo ai quaderni quelli a 4 normali. Allora, ho preso i 4 a righe, che sono questo, che ha la copertina un po' di plastica rigida. Così. Però non vi sto a dire per quale materia uso ogni quaderno. Se volete sapere meglio la mia organizzazione me lo dite nei commenti e ci faccio un altro video, quindi ditemi voi come preferite vedere. Comunque, così rosa. E poi questi tre color pastello. C'è questo che è tipo un color pelle, verde acqua e
giallo. Parlando sempre di quaderni, ne ho presi anche 4 a quadretti, sempre di questi qui a 4. Sono 2 sempre color pastello, lilla e azzurro, sempre tutti della monocromo. Poi questo che è un color pesca molto fluo acceso. E infine ho preso questo qui argento che vedete è molto scintillante, però mi ha colpito subito e mi è piaciuto, allora l'ho preso. Poi le ultime cose riguardanti ai quaderni e poi abbiamo finito. Ho preso i divisori per quei 2 quaderni che tengono 2 materie, le foderine quelle trasparenti. E poi ho preso le ricariche, come le chiamo io, per i quaderni ad anelli, quelle che sono i fogli forati. Allora ho preso un pacchetto a righe, un pacchetto a quadretti da 5 mm e un pacchetto da quadretti di 4 mm. Allora ho preso questo pacchetto qui di colle, che non le uso sempre, però a volte sono utili, quindi le tengo nello zaino per sicurezza, diciamo. Poi un pacchetto di bianchetti che li uso un sacco e questi mi ci sono trovata bene, quindi li ho ripresi. Poi il righello, che ne ho presi 2 perché prendo sempre questi qui, però uno mi si rompe sempre durante il corso dell'anno e quindi ne ho presi 2 perché sono molto flessibili. Poi ho preso questa penna qui, che è la mia penna della salvezza, perché a volte quando siamo in classe se mi serve una penna subito non riesco mai a trovare quella rossa, quella blu, quando mi servono prendo questa qui e faccio prima. Ho preso questo pacchetto di pennarelli che l'ho preso anche l'anno scorso, se avete visto il video precedente, perché ci scrivo i titoli a scuola così per fare le cose più belline o anche per a volte le ricerche. E l'anno scorso mi ci sono trovata molto bene, infatti quasi tutti i pennarelli sono finiti e alcuni li uso anche per sottolineare sui libri per le interrogazioni, per le cose più importanti. E quindi siccome sono finiti ho preso un pacchetto, poi non li userò neanche tutti, però sono molto comodi secondo me. Poi riguardante le penne ho preso questi 2 tipi di penne, sono tutte della Bic perché mi trovo molto bene con la Bic, e ho preso queste qui blu a scatto, come le chiamo io, poi magari si chiamano anche a scatto, però dettagli. E mi ci sono trovata bene l'anno scorso perché me l'aveva regalata una mia amica e ho usato tutto l'anno quella. E poi ho preso queste qui, che c'è la penna rossa, blu e nera, e sono a sfera. Poi ho preso queste etichette da mettere sui quaderni, che sono carine anche a vederle, poi mi servono spesso e non ce l'ho mai in casa. Ho preso questo pacchetto qui di gomme della Faber-Castell e come lapis ho preso questi della Stabilo rosa. Poi ho preso questo pacchetto qui di post-it, così, intanto suona il campanello. Infine l'ultima cosa che ho preso sono questi evidenziatori che verso metà anno me li avevano regalati e quindi dopo ho iniziato a usare questi e mi sono trovata molto bene e quindi ho deciso di comprarli anche per quest'anno. Allora, questo era il video, io spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like, commentate mi raccomando e commentate anche con nuovi suggerimenti per i video, quindi se fare ad esempio il video della mia organizzazione, quindi volete vedere come mi organizzo con i quaderni, se rivolete anche il video sul diario che l'anno scorso vi era piaciuto un sacco, però prima devo prendere il diario, poi ve lo farò sapere quando l'ho preso. E commentate anche con nuove idee se volete degli aiuti in qualcosa o se volete sapere qualcosa di specifico anche sulla mia scuola, cioè su com'è il liceo, cose del genere. Comunque mi raccomando, commentate, fatemi sapere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!